Parlare di sociale, parlare di aiuto alle donne che soffrono è certamente il tema di interesse della signora Viscuso. Ecco, e nella campagna elettorale c'è stato anche tanto movimento, tanto interesse per poter arrivare a qualcosa che possa dare aiuto alle donne che sono soprattutto vittime e non solo. Ecco, c'è stata anche una legge, qualcosa che ha dato il primo input, ma adesso c'è anche ancora qualcosa di più da fare in questo periodo in cui Catania e l'Interland è impegnato nel periodo elettorale. Io mi presento Angela Maria Viscuso, rappresento una rete di associazione qua nel territorio di Catania. Devo ricordare che la prima legge sulla violenza di genere fu proprio istituita e presentata da Forza Italia nella persona della Carfagna. Nel 2009. Noi da allora ci sono stati molti movimenti e da allora Forza Italia si è sempre prodigata per portare avanti il riconoscimento sulla violenza di genere, che se non fosse partito dalla Carfagna, da Forza Italia, non avremmo avuto tutta l'evoluzione e l'escalation che abbiamo avuto adesso. Il candidato oggi di Forza Italia, noi lo stiamo sostenendo in quanto speriamo soprattutto che le giovani leve, quale lui che è un giovane rappresentante, possa portare avanti il nostro discorso, che è molto importante, un discorso che a volte dai comuni viene molto tralasciato e molto abbandonato a se stesso, o a volte perché non ci sono i fondi, o perché non si trovano i fondi, o perché non si è bravi a cercare di trovare qual è la chiave giusta da aprire. Sosteniamo tutto ciò perché crediamo fortemente nella candidatura di questo ragazzo.